Però prima di andare, andiamo a riposarci. No, aspetta, riposarci non c'è bisogno. Perché non ho combattuto. Esatto, devo salvare. Andiamo a salvare qui. Così evito problemi. Quest'estate, vabbè, come titoli veri e propri, non è che c'è qualcosa che. Allora, esce a maggio adesso. Esce il secondo capitolo di Enwa's Blade. Che girerà massimo 30 fps anche su PC. Però la qualità grafica è praticamente una delle migliori che si sia vista praticamente nella next gen. Quindi tutti sono curiosi di vedere se questi 30 fps, questi famosissimi 30 fps, saranno comunque il compromesso giusto per avere titoli di qualità alta. E poi quest'estate comunque sia di titoli veri e propri, non mi ricordo che esca qualcosa, ma esce il DLC di Elden Ring, come diciamo, e l'espansione di Final Fantasy XIV, che sono quelle che probabilmente tutti stanno aspettando con più impazienza, almeno gli amanti del genere, mettiamola così. Proprio la persona che cercavo, siamo pronti? Sì, andiamo. Dai, andiamo, sì, dai, andiamo. Ci sono. È di questo che stavo parlando. Seguire lo slancio, gettarsi nella mischia, visto? Sei portato per queste cose. È ora di salpare verso una grande avventura e ancora più grande tesoro. Oh, il sito di caccia è ovest. Cerchiamo di non perderci. Oddio, possiamo. Mi stai dicendo che posso viaggiare nel. Posso viaggiare nel mare? Ah no. Ah, c'è la zona desertica. Bellissimo. Il covo delle dune. Bellissima questa ambientazione. Proprio l'hanno fatta come dungeon. O come mappa in teoria. È questo il posto? Sì, lo chiamano il covo delle dune. Ma lì non ci sono dune, quindi cosa c'è? Beh, sai, un qualcosa di enorme e letale all'interno del quale c'è la lente grezza che stavamo cercando. Ah, tipo un boss. E dentro un mostro? Oh, andiamo, te la caverai alla grande. Quanto sei forte. Guarda quanto sei forte. Hai fatto un'analisi approfondita, giusto? Te lo leggo negli occhi, Nova. Non ho altro da aggiungere. Molto convincente. Io te risolverai se in realtà ancora lo dovrei finire. Madonna mia, quanto è grande. In realtà lo dovrei finire prima. Oh! Che Kimari? Ma tu sei un personaggio. Gixtra. Queen, ragazza mia, come procede la caccia? Che ci fai tu qui? Dykstra. Che ci fai tu qui? Spero tu non voglia rubarmi la lente grezza da sotto il naso. Stai tranquilla, amica, rilassati, va tutta alla grande. Sa ammettere quando non è all'altezza del lavoro. Questo lo lascio a te, a dopo. Oddio, questo è reclutabile. Quello chi era? Il mio tesoro. Ok, è un altro cacciatore di lenti. Non è cattivo. Anche se a volte tende ad essere un po' distratto nel suo lavoro. Se quel bell'imbusto ha deciso di rinunciare, qualsiasi creatura ci aspetta deve essere parecchio tosta. Sarà meglio procedere con cautela. Oh, vedi un altro personaggio che sicuramente dovrò reclutare. Allora, salviamo anche qua. Tanto. Alla fine possiamo tornare indietro volendo. Quindi va bene. Ecco, vedi. Invece, ah no, questo qui? Credo che la situazione si stia scaldando un po' troppo. Ah, forse doveva partire la cutscene. Si è portato per. Ah no, invece no. Minchia, mi sa che allora è proprio casuale, forse. Tra l'altro è boss fight. Mi sembra piuttosto debole a dirla tutta. Comunque, c'è solo un modo per scoprirlo. Oyamatsumi. Non mi piace il nome, intanto, del boss. Mi sembri un po' pericoloso. Tu sei senza MP proprio, ottimo. Quindi sei utile quando un dito nel culo in questo momento. Allora, tu intanto difesa magica per tutti. E tu attacco. Così vediamo se fai slow. Oddio. Bei danni gli faccio però. 37, ok.
Però lui penso che sia comunque terra, quindi ecco, proteggiamoci dalla terra. Ottimo. Tu attacco. Tu invece, ecco, fai la spada del dio fuoco, che non è una bestemmia. Ago ghiacciato. E tu invece vocazione. Ti faccio, ti faccio bei danni però, eh. Vabbè, sicuramente ora c'è la seconda fase che mi romperà il culo poi. O forse essendo una side quest non è così importante, quindi non è così forte. Vedi già HP gialli, mi sembra stra molto strano sta cosa. Allora, tu in teoria hai l'attacco aumentato, però l'attacco magico. Ma in teoria... Ah, qui intanto facciamo un dato di recupero. E qui riportiamo... Ecco, vedi, 33 più 133. Vedi, già è diverso. Eh sì, vedi, Leon si deve giocare così. Lo devi buffare. Battuto, eh? Oddio, mi sembra strano. Mi puzza sta cosa. Sta scappando. Seguiamo. Ah, ecco, vedi? Quindi ora lo devo cercare nei vari punti. Ah, ok, ora capisco. Il problema ora è dove è finito. Cioè, come faccio a riconoscere... Eccolo. Mi sa che lo devo cercare. Mica, oh, ah, forse lo devo battere in tutti i punti. Ah. Oh. Questa deve essere la sua vera forma. Ci fa chiedere perché perdere tempo con l'altra. Perché sennò non sarebbe. Sennò non sarebbe una boss fight, no? Allora, protezione terra. Qui attacchiamo. Sì, il problema è che ora io non mi posso incantare più. Sti cazzi, quindi tu ora diventi niente, rip. Anzi, aspetta, tu fai così, magia difesa magica. E tu fai evocazione dei morti. Perché lui prende danno con l'attacco elementale che si dà dall'arma. Dall'arma infuocata. È quella la cosa. Noi ci difendiamo dalla terra. Ecco. Boh, shottato. Ciao, Leon. È stato un piacere. Comunque sì, Leon è uno di quelli che sì, va messo davanti, però deve essere buildato meglio. Vediamo se lo posso addormentare. Chissà se lo posso addormentare. Danni moderati, bonus danni oscurità, assorbimento HP a un alleato per 3 turni. Ecco, questo potrebbe essere interessante per Leon, ma siccome Leon è morto... No, non si addormenta. Però non so se è immune. Potevano scriverlo effettivamente se il boss era immune. Vedi? Resistenza terra qui. Qui resistenza terra si vola. Letteralmente si vola. Tra l'altro è quasi morto già perché ha HP gialli. Eccolo. Ora spunterà penso un'altra forma ancora secondo me. Fino a quando poi non spunta completo. Nuova runa per Nova è perfetto. Minchia. Mettiamo altra runa della potenza. Sta scappando. Ok, ora cerchiamo di capire dov'è.
Perché l'abbiamo messo... Ah, probabilmente tutta a sinistra ora. Io ci posso andare e via. Ok, si può fare. Sto colpo però mi sa che forse è completo, eh. Perché fa la presentazione figa. Ah, ora è completo. Ma che diamine... Oh cielo. È enorme. Non me l'aveva detto nessuno. Ecco, ora ci siamo. Protezione terra. Tu, Leon, mi sa che fai una brutta fine. Onda d'urto rovente. Combordente su tutti i nemici. Infliggi danni pesanti da fuoco. Costo 82 MP. Oddio, ho sbloccato questa tecnica. Ma bellissimo. Quindi devo buildarlo anche magico, Nova. Perché se fa danni da fuoco... Minchia, devo buildarlo fisico-magico? No, non me lo dire. Ok, questo era danno fisico. Questa è resistenza terra. Ottimo. Ottimo, direi. Allora, lui invece accumulo. Tu fai finto a fondo. Tu continua così. Tu ago ghiacciato. E tu evocazione. Peccato che... Leon è completamente inutile. Senza potersi buffare è inutile. Comunque Nowa che può fare l'attacco AOE è incredibile. Minchia, quella la dobbiamo curare. Ok, se fa solo sti attacchi però va bene. Non dovrebbe essere un grosso problema. Allora, resistenza terra noi ancora ce la dovremmo avere per un altro turno, perché è 3 turni che dura, quindi... Bonus danni da terra e arma dello stesso tipo, 3 turni. Ah no, questo è incantevole, protezione. Sì, aumenta resistenza terra alleati per 3 turni, ok, quindi abbiamo un altro turno in realtà. Vabbè dai, ti curo in via definitiva. Ah, però effettivamente posso fare il bonus elementale oscuro, gli posso dare. Ah, no. Sì, a no, a cosa? A Leon. E tra l'altro gli do anche il succhiavita. Bello. Che non mi fa un cazzo di danni. Godo. Ah. Godo tantissimo. Allora, lenti runiche, protezione della terra, tu attacco, tu finto a fondo, tu attacco, tu ago ghiacciato e tu evocazione dei non morti. Ecco, vedi, già più 115 con tanto di lifesteal incluso. Quindi fanno una bella combo in realtà insieme loro due. Suka è gran Suka, non Sugi, Sukuni, come direbbe un saggio. Visto, questa è la stessa sensazione che tu hai quando ti devi presentare un esame e hai studiato. Vedi, è proprio la stessa cosa.
È esattamente la stessa sensazione. Come quando devi presentarti un esame e hai studiato. Qua vabbè, subisci un po' di danno fisico, ma ci sta. Però con gli altri, infatti non ne sta facendo più. Vedi, questa potrebbe essere una cosa interessante, ovvero l'intelligenza artificiale del boss che si adatta a te. Madonna, 317. Oh, incazzato? Seconda fase? Vedo che sei un po' incazzato. Allora, se faccio incantesimo della terra, penso che non gli faccio più danno, perché lui sarà resistente alla terra, quindi non ha senso in questo caso. Quindi attacco, attacco, finto a fondo, con te curiamo, ondata di recupero, e tu fai l'evocazione. Mio. Bello. Madonna, Isha veramente personaggio incredibile. Tempesta catastrofica. È la limite, tipo. Però se è terra in teoria non mi fa nulla. No, minchia, è vento. Ah no, vabbè, non mi ha tolto un cazzo. Pensavo peggio. Vabbè, è anche vero che come difesa magica sono messo molto bene. Però. Sbom! A lui gli è finito il bonus. Carino. Questo forse era l'ultimo turno di protezione terra, se non sbaglio. Dopo questo abbiamo finito. Ok, lui ha HP gialli, esatto, quindi protezione terra. Tu attacco, tu finto a fondo, tu fendente. Tra l'altro lei è velocissima, quindi cura subito praticamente, ed è ottima sta cosa. Perché solitamente le cure, non le dico che le mette ultime, ma le mette distanti. Invece lei, essendo veloce, mi cura subito praticamente. Resistenza terra. Il gran Suka. Però è di tutto più forte ora, hai visto? Mi leva 40 nonostante tutto. E di 15-12 nonostante tutto mi leva di più. Quindi si è un po' incazzato il cucciolo. Ma non è un problema. Non sei... Minchia, grittato. Godo. Ormai manca poco. Va benissimo. Tempesta catastrofica, va bene. La dovrei poter impattare abbastanza easy. Anche se effettivamente però non ho la barriera magica ora, quindi forse un po' di più... Ah no. Bomba. Morto? Yes. Dai, bella boss fight. Se sei preparato, bella boss fight. Runa della pietra. Beh, ovviamente 18.000 mi ha dato. Minchia, già sono a 64k, vedi? Così possiamo reclutare. Spero fosse l'ultimo round.
Non è una lente unica finita, né una lente grezza, ma per quel che è roba di alta qualità. Sono in debito con te. Bene, ma ora unisciti a me. Per tua fortuna sono di buon umore. Ok, se sono... Ok, non ti do la lente grezza. Credo che dovremmo fare squadra. In che senso? Vuoi fare coppia nella caccia delle lenti? Mi dispiace, non me la sento di impegnarmi. No, no, intendo dire che dovresti unirti all'alleanza. Stiamo cercando abili compagni futuri. Un attimo, l'alleanza? Intendi l'esercito che sta combattendo Galdea? È una richiesta importante, Nova. Non riesco a convincerti? Ok, ci sto. Benissimo. E qui, vabbè, era ovvio che si sarebbe alleata, perché giustamente... Cercatrice di lenti. Queen. Ah, ma ha pure il martello lei. Beh, non è proprio il nostro obiettivo. Vabbè. Ok. E qui siamo a posto. Allora, per evitare di rifarmi la strada, che a me mi rompe il cazzo. Via. Facciamo così. E torniamo indietro così. Molto easy. Sì, saliamo a bordo dello squaliscafo. Quindi posso raggiungere... Oddio! Posso veramente navigare per il deserto? E lì c'è un'altra città e i punti di pesca! Ah, sono dei veri e propri luoghi. Dove mi posso fermare? Oh, uno grosso. Minchia. Pesce, oddio! Cavalluccio marino dragonide, è quello che brilla. Vediamo se c'è un'altra sfida di cucina. Sì, c'è un'altra sfida di cucina pure. Ok, siamo a 81k. Se riuscissi a vendere qualche cosina, in realtà... Allora, qui possiamo salvare... Vabbè, sfida di cucina, dai. Ah no, aspetta, devo consegnare... Oh, ma tu sei un personaggio! Simmer! Tu devi essere Kurtz. Saltiamo i convenevoli e iniziamo la nostra sfida di cucina. Io sono Simmer, gastronomo dell'acqua. Ah, certo, perché io sono i quattro elementi. Spero tu capisca quanto sia importante controllare l'acqua in cucina. Sì, ne so qualcosina. La padronanza dell'acqua mi dà la padronanza della cucina stessa. Parole frizzanti, forse dopo tutto vale la pena dedicarti il mio tempo. Va bene, andiamo. Questi li recluterò tutti in una volta. Quando li avrò battuti tutti, penso che li recluterò tutti insieme. E faranno un'unica mega cucina pazzesca. Affronta guai, missione per ottenere un nuovo ramen super piccante. Minchia, il ramen super piccante non ce l'ho. Però c'ho i noodle. Prendi una grossa bistecca, falla a pezzi. Oh, perfetto. La bistecca ce l'ho. Sta partecipando a quando gli piacciono i piatti dal tratto orientale. Ok. È calma come l'acqua ferma. Le è sempre piaciuto il sasadango. Oddio, è un dolce il dango. E vabbè, non ce l'ho. E niente, rip. Comunque due li posso conquistare con i piatti favoriti, penso. Allora, iniziamo a cucinare. Certo, un ramen come antipasto mi sembra un po' esagerato. Allora, quello piace nei piatti orientali, quindi in realtà questo dovrebbe... cioè, il ramen dovrebbe essere perfetto. Ci sarebbe anche l'umeboshi chatsuke che potrei effettivamente... Ok, la bistecca che comunque per Yusuke è perfetto. Allora, quella vuole il ramen super piccante, però io il ramen non ce l'ho super piccante. Quindi potrei fare ramen per antipasto, bistecca
per primo piatto. Certo, minchia, ramen come antipasto mi sembra un po' esagerato, però ok. E come dessert gli faccio un omelette. L'omelette almeno mi fa fare punti. Va bene, dai, proviamo questa cosa assurda che non ha senso, però ok. Ci proviamo. Perché lei è forte, perché lei è una dei, diciamo, mid boss di cucina, quindi in teoria lei è forte. In teoria lei è forte, quindi vediamo. Devo controllare anche le uova di coso, le uova di Chocobo. Io li chiamo Chocobo, ma dovrei chiamarli Chocobo in realtà. Però li chiamo Chocobo, però vabbè, sti cazzi. Vediamo se si sono schiuse le uova. E vediamo che cosa esce. Perché c'è il breeding che devo fare anche qui. Porco Giuda. Eppure potevo mettere l'omelette come primo. Sì, vabbè, il ramen come dessert mi sembra un po' esagerato. Vabbè. L'antipasto del nostro sfidante. Zuppa da... Minchia, zuppa d'anatra come antipasto? Ok, ha fatto schifo. Godo. Perdonami, ma no. Adesso ecco il verdetto della nostra giuria. 0-1-2-1. Bene. Bene, scodinzolo. Tocca all'antipasto di Kurtz, ramen. Vediamo se il ramen va bene lo stesso. Anche se non è super piccante. No, ha fatto schifo. Benissimo. Bene. 1-1-2-1. Ok, sono andato meglio però. Po' freddo. Che cazzo è po' freddo? E infatti ha fatto schifo. Anche dall'aspetto sembra bruttino. Sembra tipo il pollo quello così, fatto per chi sta male, tipo. Madonna mia, 0-0-2-1. Ok, io qui vinco sicuro perché la bistecca è il piatto preferito di Yusuke, quindi è 5. Cioè, sicuro lui mi dà 5. No, come no? Vabbè, sono andato sempre meglio. Madonna, una sfida tremenda comunque questa. Sottaceti, miele e limone. Ok, questa ce l'ho anch'io come ricetta. Però non credo che gli piaccia, vediamo. Ok, Madonna, abbiamo fatto schifo proprio. 0-1. Madonna mia! Cioè, questa proprio ha preso un cazzotto incredibile. E per finire il dessert di Kurtz, omelette. Vabbè, dai, l'omelette piace a tutti. Dai, su. Ok, lui l'ha apprezzata però, quindi va bene. Ho preso più punti comunque. 1, 2, 3, 2. Ok, ho vinto. Dai. Una sfida penosa, ma ho vinto. Madonna, che sfida di merda. 8 punti ha fatto in totale quella. Mai visto un punteggio così basso. Neanche io ho fatto 8. Impossibile, aveva la viscosità perfetta. Hai messo troppa concentrazione nell'acqua e ti è costato caro. No, no, non hai messo niente nell'acqua. Hai servito acqua liscia, proprio. Deve esserci un errore. Eccola, è tornata di nuovo quella. Basta, Simmer. Smetti di disonarti e accetta la sconfitta. Oh no, è lei. Come consuetudine, sul tuo cappello sarà inciso il marchio della vergogna. Ricomincerai dal fondo. Nei gastronomici 4. Silenzio. Minchia. Il nostro lavoro qui è finito, andiamo. Ma quando dovrò sfidare te? Aspetta, tu chi sei? Il momento di discutere di queste cose potrebbe arrivare, ma non oggi. Addio, Kurtz. Ricetta al puff. Ah, ok, questa è carina. Però aspetta, te devo consegnare le altre ricette. Esatto, peccato, la dovevo aggiungere prima del menu, cioè prima della sfida di cucina. Anche se, cos'era? Il sushi era, quindi era piatto orientale. Questo mi avrebbe salvato. Mi avrebbe salvato il sushi. Se riesco a liberarmi, ovviamente, però sì. Tutto sommato non è un problema.
Allora, to di 100k, su, forza, andiamo. Sì, tieni. Hai perso 100.000 bug. Sei proprio il mio tipo. Beh, oddio, una cena romantica. Non penso proprio. Non ti sto truffando. È così? Dai, ora ridammi i soldi. Fai finta che... sono al tuo servizio. In passato molti hanno provato a corteggiarmi. Minchia, che coraggio. Ma tu sei il primo a pagare l'intero importo senza fare tante contrattazioni. Ti restituirò metà dei 100k che mi hai dato. Ah, ok. Almeno non mi lascia a morto di fame. Ok. Ah, minchia, me li potevi chiedere prima i 50.000. Mi chiamo Prunella, i miei talenti valgono ogni singolo baka. È un piacere unirmi a voi. Ok, anche questa è reclutata. Ma che cazzo è il bazooka? Ma what the fuck? Ma è il bazooka questa? Ma sto volando. Aspetta, fammi vedere com'è combinata. Minchia, livello 6 bazooka, letteralmente. Runa delle resistenze e runa della potenza. Che livello 23. Certo, hai le stats che sono un po'... Però capisco anche che sei livello 23, quindi sicuramente aumenteranno. Ah, tra l'altro hai l'arma che fa danni da tipo terra. Distanza lunga. Puttana Eva, questa col bazooka è incazzata come un mostro. È letteralmente incazzata come un mostro. Mi piace, però la utilizzeremo poi. Non adesso, sicuramente. Oh, è già mezzanotte però, porco Giuda. E... oddio. Ah sì, perché ho le quest... sì. Perché ho praticamente le storie dei due personaggi. Infatti ho detto, ma come mai ho due trame? E invece, sì, me lo sono ricordato. Allora, andare avanti con la trama adesso... mi sembra un po' una cagata. Mi sembra un po' una cagata, in realtà. Perché non riuscirei a starci dietro. Allora, posso fare soltanto un'ultima cosa, in realtà. Così almeno... conosciamo... conosciamo il capobranco lì, il capobanco. Quello sì, quello mi interessa.